Apriamo i webinar, insomma, nuova stagione dopo la pausa estiva e questo è il 21esimo webinar del ciclo Innovazione Digitale e parleremo di come progettare servizi efficaci ed inclusivi, il kit di service design di Designers Italia. Il webinar durerà 1 ora e 30, abbiamo con noi Roberta Tassi e Lorenzo Fabbri del team per la trasformazione digitale. Roberta Grimaldi dell'Agenzia per l'Italia Digitale e una testimonianza dal Comune di Firenze che ci presenterà Gianluca Vannuccini. Allora, vi ricordo che questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale sono stati organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agite e Formex PA, Italia Login Servizi Digitali, con l'obiettivo appunto di accompagnare il più possibile le pubbliche amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale. Siamo stati guidati, diciamo, un po' dall'attualità, insomma, dei temi sulla digitalizzazione, ma anche da quelli che sono i riferimenti normativi e operativi, quindi il codice dell'amministrazione digitale e il piano triennale per l'informatica della PA. Visto che siamo arrivati a luglio a 20 webinar, mi piace insomma parlare un po' di far tirare un po' le somme insomma di questi webinar e anche appunto mentre attendiamo che si colleghino tutti i partecipanti, farvi un po' il quadro insomma di quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo appunto organizzato, siamo arrivati a luglio, da novembre 2017 a luglio 2018 siamo arrivati a 20 webinar, abbiamo coinvolto 60 relatori. Abbiamo avuto un ottimo numero di partecipanti, più di 9.500 partecipanti che hanno seguito i nostri webinar e più di 11.200 che hanno visualizzato le nostre registrazioni dei webinar su YouTube. E anche il gradimento, insomma, è stato buono, quindi 4 e 4 su 5. I temi che abbiamo affrontato durante questi webinar, abbiamo cominciato con i ruoli chiave per la digitalizzazione, quindi i responsabili chiave, insomma, per attuare una reale trasformazione verso il digitale del paese, quindi i responsabili della transizione digitale, della gestione documentale e della protezione dei dati personali. Abbiamo fatto poi un quadro sullo stato della digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, frutto della commissione d'inchiesta presieduta dall'ex onorevole Coppola, dove abbiamo avuto anche la presentazione di una best practice dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare Trevor Farrow, che adesso è stata nominata direttrice di Agit. E quindi abbiamo poi diciamo, fatto un quadro su quello che è il piano triennale, che ci siamo accorti che spesso non era particolarmente conosciuto approfonditamente dalle pubbliche amministrazioni, proprio poi per guidarle insomma, in un percorso di attuazione dell'innovazione digitale. Quindi poi rispetto a quello che è il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA, siamo andati a, diciamo, a affrontare alcuni temi nodali come il DAF e la cyber security, che sono un po', diciamo, i pilastri, no, della digitalizzazione fondamentali, la cyber security e la gestione dei dati, nonché la base, diciamo, tecnologica, quindi le infrastrutture fisiche, abbiamo parlato di data center e cloud. Siamo poi andati a analizzare in altri due webinar le due piattaforme abilitanti, SPID e PagoPA. E successivamente abbiamo parlato anche di linee guida per il riuso dei software nelle pubbliche amministrazioni, anche per diciamo, ottimizzare i costi e l'efficienza della pubblica amministrazione, cioè se ci sono delle best practice, riutilizziamoli, quindi codice aperto e riutilizzo e personalizzazione dei software. Nonché abbiamo parlato di competenze digitali, competenze fondamentali poi ovviamente per attuare una reale riforma verso l'innovazione tecnologica e digitale. Dopodiché siamo andati invece a parlare degli strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali, che sono poi, diciamo, la parte che più visibile ai cittadini, andando a scandagliare tutti gli aspetti appunto di design e quindi dei servizi digitali
quindi vero contatto, diciamo, con i cittadini, andando a analizzare tutti gli aspetti di usabilità, di accessibilità verso appunto, persone portatori disabili. Abbiamo parlato anche di promozione dei servizi digitali, perché oltre che progettarli, poi dobbiamo promuoverli, farli conoscere. Abbiamo parlato delle piattaforme Docs Italia e Designers Italia, messe a disposizione da Agida e Team per la trasformazione digitale, che contengono molti strumenti e documenti di riferimento, utili alla pubblica amministrazione. E abbiamo parlato anche di search engine optimization, quindi tecniche di ottimizzazione della ricerca dei siti web, delle informazioni e anche dei servizi online, nonché di intelligenza artificiale, collegata appunto alla realizzazione di servizi e di sistemi utili alla pubblica amministrazione nella gestione del proprio lavoro. Vi dico tutto questo perché poi sulla nostra piattaforma Eventi PA abbiamo pubblicato tutte le registrazioni dei webinar e quindi se pensate che alcuni temi possano essere di vostro interesse, ovviamente potete andare a rivedere questi webinar e consultare anche i materiali che sono stati condivisi dai nostri relatori. Oggi entreremo nel merito di progettare servizi efficaci ed inclusivi e del kit di service design, molto utili proprio nella progettazione dei servizi digitali. Quindi il programma è questo, abbiamo Roberta Tassi che ci parlerà di coinvolgere in modo efficace gli stakeholder e gli utenti di un servizio e dei relativi kit utili proprio per svolgere questo tipo di lavoro. Roberta Grimaldi che ci parlerà di chi sono gli utenti del nostro servizio. Quando progettiamo un servizio dobbiamo anche sapere a chi è rivolto quel servizio, anche per calarci nelle sue esigenze e quindi progettarlo al meglio. Abbiamo Gianluca Vannuccini che ha proprio testato questi kit messi a disposizione sul sito di Designers Italia per la progettazione di un servizio del comune. E Lorenzo Fabbri che invece ci parlerà di user journey e scenari per indirizzare la creazione di un prototipo. Quindi io direi, visto che il programma è molto fitto, di iniziare subito con Roberta Tassi, a cui chiedo di attivare il suo microfono e la webcam. Ricordo a tutti che potete porre le vostre domande nella chat. Noi faremo una selezione, cercheremo di rispondere a più domande possibili e che la registrazione e i materiali dell'evento saranno pubblicati sulla pagina di Eventi PR dell'evento. Quindi nel pomeriggio troverete tutti i materiali e la registrazione. Benissimo, Roberta, attendo di sentirti per disattivare il mio microfono e ti do la parola. Grazie. Perfetto, Prova a parlare. eccoci qui, Benissimo, mi a te la parola. sentite? Perfetto, grazie. Quindi oggi focalizzeremo la sessione su Service Design e gli strumenti che Designers Italia mette a disposizione per una progettazione dei servizi pubblici ispirati alle metodologie di Service Design. Come sapete, Designers Italia raccoglie diversi kit che abilitano una progettazione che mette al centro la persona e quindi i kit dedicati al service design sono una componente fondamentale di questo insieme di materiali che mettiamo a disposizione. Prima di entrare nel merito dei diversi kit che vi illustrerò assieme ai miei colleghi, apriamo una parentesi veloce su che cosa si intende per service design, perché è importante come metodologia. Quando parliamo di service design, sostanzialmente intendiamo un approccio alla progettazione che si focalizza sulla relazione tra l'utente del servizio, nel nostro caso il cittadino, e le organizzazioni che mettono a disposizione i servizi, quindi nel nostro caso la pubblica amministrazione. L'obiettivo è cercare di capire come si svolge questa relazione in modo da offrire un'esperienza di qualità per entrambe le parti. Cosa significa? La relazione si svolge attraverso una serie di strumenti, di canali che possono essere canali fisici o canali digitali.
Come service designer non guardiamo solo ad uno di questi strumenti, ma guardiamo sempre all'insieme di tutti i canali a disposizione, da un lato per il cittadino per raggiungere i propri obiettivi e dall'altro per la pubblica amministrazione per offrire i suoi servizi. Quindi la visione di insieme di come l'esperienza si svolge sia attraverso piattaforme digitali che diciamo, canali analogici è fondamentale. Come ci possono aiutare questi strumenti? Ovviamente aiutano ad ottimizzare i servizi che già esistono, ad inserire dei canali digitali all'interno di processi che già si svolgono su altri canali, oppure alla costruzione vera e propria di nuovi servizi. Un caso con cui ci siamo confrontati come team digitale nei mesi, qualche mese fa e che ci aiuta ad entrare nel merito di che cosa sono questi strumenti e cosa ci permettono di fare, volevamo condividerlo prima di analizzare i kit. Sostanzialmente è una situazione in cui spesso ci possiamo trovare come operatori della pubblica amministrazione e progettisti. C'è una piattaforma, un sito, in questo caso è un sito web, un servizio della Polizia dello Stato chiamato Alloggiati Web, che chiede a tutte le attività ricettive di registrare i propri ospiti, quindi albergatori e host di Airbnb devono registrare i visitatori. Ed è un sito che si basa su una tecnologia obsoleta, non può essere utilizzato da telefono, sostanzialmente è un sito da riprogettare. Ecco, invece di partire con la progettazione di una nuova grafica o di cominciare a sviluppare un nuovo sito, quello che facciamo come service designer è fare un passo indietro e cercare di capire qual è il ruolo di questa piattaforma all'interno dell'esperienza dell'utente e qual è l'obiettivo che deve raggiungere. Quindi in questo caso la prima cosa che abbiamo fatto è stata ad andare ad intervistare gli utilizzatori di questo sito, gli albergatori, gli host di Airbnb, ma anche tutti gli altri utenti collegati, sia agli interni della pubblica amministrazione, della questura, dei comuni che utilizzano queste informazioni, che i visitatori. Sostanzialmente, attraverso le interviste raccogliamo le loro opinioni, il loro punto di vista sull'esperienza e sulla criticità che hanno incontrato. Da lì abbiamo potuto costruire una mappatura del sistema in cui vediamo, e nel bollo giallo vediamo il nostro Alloggiati Web. Quello è il sito che permette agli albergatori di trasmettere i dati alla questura, ma è solo una parte di tante altre cose che questo utente deve fare per interfacciarsi con le istituzioni. E molti di questi flussi, come è emerso dal racconto di queste persone e delle istituzioni coinvolte, sono duplicati. Ad esempio, le stesse informazioni vengono trasmesse anche alla regione per Finistat o al comune per riversare le tasse di soggiorno, con quindi un aumento dell'effort richiesto al cittadino. Questa comprensione di tutto il sistema e del ruolo che ha questo sito all'interno del sistema più ampio è stata utilizzata per facilitare delle sessioni di co-design con tutti gli stakeholder potenzialmente coinvolti su questo progetto, dal team digitale all'istituto poligrafico a altri enti ovviamente collegati. E questo ha permesso di ragionare insieme su quale può essere una soluzione efficace per la riprogettazione di questo elemento del sistema. Da lì siamo arrivati sostanzialmente ad allineare i vari punti di vista attorno ad una visione univoca e quindi ad un concept che non solo ovviamente rinnova l'interfaccia grafica e le funzionalità offerte da questo Alloggiati Web, ma integra al suo interno nuovi modi di, ad esempio, raccogliere i dati che facilitano quindi la procedura dal punto di vista dell'utente, che era una delle criticità, e allo stesso tempo si interfaccia con altri sistemi per permettere di fare più cose, quindi anche ad esempio pagare le tasse di soggiorno.
Ecco, questo per dire che con questo approccio partiamo da una sfida molto spesso molto specifica e delimitata e cerchiamo di guardarla nella sua visione d'insieme e di trovare una soluzione che sia veramente innovativa ed aiuto sia per le istituzioni che per il cittadino. Quale kit abbiamo usato in questo esempio e in tutti gli altri progetti con cui come digitale abbiamo affrontato il tema della progettazione di servizi? Uno è quello delle user interview, quindi delle interviste agli utenti che all'interno dei nostri kit di designers troviamo nel capitolo dedicato al capire i cittadini. Questo kit è sostanzialmente dedicato alla conduzione di queste attività di intervista individuale, quindi significa che il progettista incontra una serie di persone che utilizzano il servizio su cui si sta concentrando individualmente per fare delle domande sulla propria esperienza. E entrare nel merito delle motivazioni che lo portano, ad esempio, ad utilizzare un determinato servizio o dei bisogni, delle necessità, delle criticità di cui ha esperienza. Questa è un'attività ispirata ai metodi di ricerca etnografica, è molto qualitativa, quindi con un piccolo gruppo di persone, selezionate apposta per partecipare a questo tipo di attività di ricerca, viene svolta la sessione di intervista e si appunto va in profondità nel cercare di capire, qual è, il vissuto, dal punto di vista dell'utilizzatore. Sono interviste che di solito richiedono un'ora di tempo come media, ma possono essere anche molto più estese, a seconda della estensione, diciamo, del servizio che stiamo analizzando, dell'esperienza di cui vogliamo parlare, e che si svolgono in contesto, quindi nel contesto che è rilevante rispetto all'esperienza di cui ci stiamo occupando, può essere a casa della persona o nel suo ufficio e così via, a seconda del tipo di servizio che analizziamo. Il kit presentato da Designers Italia raccoglie tutto ciò che è necessario per la preparazione di questa attività, la conduzione dell'intervista stessa e poi diciamo, la raccolta e presentazione dei risultati. I risultati sono importantissimi perché diventano poi il punto di partenza su cui costruire tutti gli altri ragionamenti legati alla comprensione dei profili, alla mappatura delle loro esperienze e alle mappature, ad esempio, di sistema che abbiamo visto prima. In particolare vi segnalo all'interno del kit la guida alla conduzione dell'intervista, è uno strumento fondamentale perché è sostanzialmente una lista di capitoli e domande che è possibile fare durante questa attività, facilmente customizzabile, è un documento in Google Docs, quindi un buon punto di partenza per nel momento in cui si decide di fare questa attività, stendere una lista di domande che sono quelle poi che diventano lo scheletro dell'intervista stessa. E per approfondire la tematica abbiamo sulle linee guida la spiegazione poi nel dettaglio di come ci si prepara ad un'attività di questo tipo, come a livello pratico e attraverso la discussion guide e poi come si svolge e come rielaborare i risultati. E nel blog di Designers Italia raccontiamo alcune di queste esperienze. Le interviste possono essere anche molto focalizzate, ad esempio, un post che riguarda il tema dei siti dei comuni, racconta come abbiamo svolto delle interviste di questo tipo, quindi qualitative con un campione piccolo di persone, per capire quali sono le esigenze legate ad un sito del comune e fare degli esercizi insieme, come un esercizio di card sorting, ad esempio, quello visualizzato nell'immagine, per capire quali sono le funzionalità più rilevanti per i cittadini. Ecco, questo può essere molto utile ovviamente per impostare tutto il concept del progetto e le fasi successive di sviluppo, partendo dalle esperienze concrete, dalle opinioni delle persone che utilizzeranno il servizio. Un altro kit collegato a quello dell'intervista utente, ma per fare un passo successivo e coinvolgere gli stakeholder, è quello di coprogettazione o co-design.
Questo si trova all'interno dei nostri kit nella sezione dedicata all'ideazione, perché proprio partendo dalla comprensione dei bisogni delle persone fa un passo successivo, un passo in più verso la definizione di quelli che sono i requisiti e quindi dell'impostazione del progetto stesso. Il kit, quindi di coprogettazione, si occupa dell'impostazione di una serie di attività, di workshop in cui vengono coinvolti gli stakeholder che sono, collegati al progetto, quindi persone che o si dovranno occupare, si occupano direttamente di quel tipo di servizio, o che hanno un'esperienza rilevante sull'argomento, o che sono attori esterni alla pubblica amministrazione, ma che sono in qualche modo collegati al servizio stesso. Vedete nella foto, per esempio, il nostro co-design workshop svolto nel progetto su alloggiati web, coinvolgeva una serie di figure, alcune interne alla pubblica amministrazione, altre esterne, che in qualche modo si sarebbero poi occupate dello sviluppo del progetto nelle fasi successive. Quindi diventano dei momenti fondamentali per ragionare insieme su quello che si è capito dalle interviste agli utenti e quindi partendo dai bisogni e le motivazioni degli utilizzatori e dall'altro lato bisogni e motivazioni interne alla pubblica amministrazione e sviluppare una visione condivisa di come deve funzionare il servizio. Quando parliamo di queste attività di coprogettazione, sono sostanzialmente delle sessioni di lavoro congiunto che possono tendenzialmente durare mezza giornata, quindi anche con un investimento di tempo tutto sommato fattibile e limitato. Nel kit spieghiamo come diamo una serie di modelli su come organizzare queste, diciamo, mezze giornate di workshop, quindi quali esercizi si potrebbero fare per facilitare la discussione, e poi una serie di materiali pratici, di strumenti operativi e quindi materiali che possono essere stampati e che ci permettono di ragionare insieme su i profili degli utenti, le mappature di sistema, le mappature dell'esperienza. Includeremo a breve in questo tipo di kit anche sostanzialmente dei fogli con dei wireframe di carta che possono essere utilizzati sempre per facilitare le sessioni. Quindi qui vedete degli esempi di alcuni di questi materiali che sono disponibili da Designers Italia in formato PDF e stampabili e che possono dare vita a questo tipo di attività e un esempio di una possibile agenda. Questo è molto utile e potrebbe essere, se volete sperimentare un workshop di co-design, il punto da cui iniziare, perché sostanzialmente è un documento in Google Slide che racconta, che tipo di attività fare rispetto alla situazione progettuale in cui specifica in cui ci si trova. Quindi, ad esempio, se vogliamo discutere quali sono i requisiti su cui progettare un nuovo servizio? Una proposta è quella di partire dai profili degli utenti, di cui ci parlerà Roberta a breve, cercare di mappare le loro esigenze e poi di capire come si può svolgere la loro esperienza nel tempo. Oppure un altro esempio, sempre di agenda proposta che trovate lì dentro, è più ispirato, è più invece parte da una visione sistemica, come nel caso che abbiamo visto prima di alloggiati web, le criticità legate al sistema e la generazione di idee. La metodologia è sempre raccontata anche attraverso le linee guida e quindi al di là dei kit che offrono le slide per facilitare la sessione e i vari materiali di ispirazione per gli esercizi, sulle linee guida viene raccontato come impostare questo tipo di attività e quali sono gli elementi chiave, come ad esempio l'identificazione di un obiettivo chiaro e attorno a questo, diciamo,
diciamo, costruire la sessione stessa, l'invito delle persone a partecipare e così via. Quindi una serie di buone pratiche da tenere a mente per creare la condizione ideale e necessaria per agevolare la partecipazione dei soggetti che ci interessa avere attorno al tavolo per la discussione specifica. Per noi questi workshop di coprogettazione sono stati fondamentali in tutti i progetti su cui abbiamo lavorato legati al service design. Abbiamo sfruttato questi momenti per condividere punti di vista tra vari appunto, stakeholder coinvolti sul progetto che spesso non hanno tante occasioni di fermarsi all'interno dei propri flussi di lavoro e dedicare del tempo alla revisione dei requisiti sul progetto o alla visione di dove quel tipo di progetto sta andando. Sul blog raccontiamo ad esempio l'esperienza con Experientia, che è uno studio di design con cui abbiamo collaborato per lavorare ad un workshop legato a Speed e creare in una sessione di coprogettazione che ha coinvolto una trentina di esperti e stakeholder interni, cercare di capire qual è la visione per i prossimi passi di questo asset così importante per quello che stiamo costruendo nel digitale. Con questo chiudiamo questa parte sui primi due kit e ci fermiamo per delle domande e poi successivamente Roberta e Lorenzo e Gianluca proseguiranno con il racconto di altri materiali che ci aiutano a ragionare con questo approccio del service design. Allora, grazie mille Roberta per il tuo chiarissimo intervento. Allora, sono arrivate per ora solo due domande. Una viene posta da Cristina Berlantini e chiede quanto tempo dedicate alla fase di preparazione e conduzione delle interviste e quanti utenti coinvolgete? Grazie per questa domanda che tocca dei punti chiave che riguardano proprio le interviste agli utenti. La fase di preparazione non è una fase da sottovalutare, nel senso che normalmente dedichiamo almeno una settimana, ovviamente in parallelo spesso ad altre attività, ma è quasi un tempo indispensabile per, da un lato, cercare di capire bene qual è l'obiettivo di quelle sessioni e quindi quali sono i temi che vogliamo discutere, le domande che vogliamo fare, se serve preparare del materiale ad hoc per l'intervista, che possono essere delle card su varie funzionalità del servizio che vogliamo discutere, oppure a volte anche dei prototipi, se abbiamo già un'idea di che tipo di, ad esempio, interfacce vogliamo costruire. Quindi questo richiede del tempo. L'altro aspetto da gestire nel corso di quella settimana o 2 settimane che precedono le interviste è il recruiting dei partecipanti. Anche su questo il kit porta un esempio di uno questionario da utilizzare per fare il recruiting. Ovviamente, essendo un campione piccolo, e di solito è un campione che va dalle diciamo 6 alle 10 persone, poi può diventare molto più grande se il servizio è molto complesso e ha tante tipologie di utenti differenti, però diciamo per un servizio che può essere come quello che abbiamo visto nell'esempio, quindi alloggiati web, 10 persone può essere un buon campione, però abbiamo bisogno di capire esattamente che tipo di persone vogliamo, ad esempio albergatori che hanno grandi strutture, piccole strutture, persone che si sono, che lo fanno da, che ospitano altre persone in casa da privati. Queste sono tutte tipologie diverse di, utenti del nostro servizio. Quindi nella fase di preparazione bisogna fare un ragionamento su quali tipi di cittadini ho bisogno di intercettare per poter raccogliere sufficienti informazioni.
Poi ovviamente con l'aumento delle dimensioni del progetto anche questo campione può aumentare. Quindi ad esempio un'esperienza che abbiamo avuto recentemente in Veneto dedicata alla riprogettazione, all'individuazione dei servizi diciamo prioritari per i dei comuni ha visto il coinvolgimento di una trentina di cittadini muovendosi da una città all'altra per essere sicuri di raccogliere le esigenze di tutte le categorie di cittadini in contesti, diciamo, urbani e geografici differenti. Quindi la dimensione poi può estendersi a seconda delle variabili del progetto stesso. Benissimo Roberta, grazie. Hai già risposto a un'altra domanda che è arrivata nel frattempo. E, poi Graziano Paesani chiede, quindi i kit sono essenzialmente volti alla progettazione del presentation layer? Che cosa si intende? Anch'io avevo infatti dei dubbi, comunque mi sembra che poi appunto non, i kit vanno diciamo a sciogliere, a dare degli strumenti che vanno oltre, forse il presentation layer intende più la progettazione dell'aspetto diciamo visuale, immagino, non lo so, insomma va bene, comunque eventualmente Graziano ci può porre meglio la domanda. O c'è Lorenzo che forse l'ha capita meglio di noi, vediamo, ho Sì, sentito. forse Michela, se posso fare un breve Certo, intervento, certo. credo che il concetto di presentation layer, per come lo posso intendere anche io, spesso è legato all'idea di gestione, rappresentazione, progettazione delle interfacce di un servizio. Allora, diciamo che nell'approccio di Designers Italia, la costruzione e la progettazione di un'interfaccia di un servizio è vista all'interno di un framework, di una cornice più ampia, che è quella di design dei servizi. E quindi le prime domande che ci si fanno hanno a che fare con il servizio in senso molto più ampio, globale direi, anche a prescindere dai diversi cosiddetti touch point, cioè diversi sistemi attraverso cui il servizio si esprime. Quindi in sostanza il service design si pone delle domande che sono: quali sono i bisogni del cittadino e come rispondiamo a questi bisogni? Il modo in cui si risolvono questi problemi sono spesso servizi, diciamo, di sportello, scusa, diciamo, l'espressione un po', diciamo, sintetica, e servizi digitali. Ovviamente poi il tema delle interfacce è un sottoinsieme, diciamo, dei temi che si affrontano quando si progetta un sistema digitale, ecco. Questo per dire che il modo in cui interpretiamo il termine design viene, diciamo, da quello che è il modello del design dei servizi diffuso e nato nei paesi del Nord Europa e in ambito anglosassone, ed è diverso rispetto al modo in cui si usava un po' di tempo fa in Italia come sinonimo di grafica. Diciamo, questo è un vecchio tema che ogni tanto salta fuori, e tendo però, cerco però di sottolinearlo perché, diciamo, nel modello che proponiamo noi e il tipo di professionalità che ruotano attorno al design dei servizi, diciamo il graphic design o il design delle interfacce è una delle tante componenti che servono alla progettazione di un servizio. Grazie. Grazie Lorenzo. Allora io direi di passare a questo punto la parola a Roberta Grimaldi per parlarci appunto del kit Personas e quindi dell'individuazione degli utenti del nostro servizio. Quindi Roberta, se puoi attivare la tua webcam e il tuo microfono. Eccomi. Benissimo, buongiorno Roberta. Buongiorno. Benissimo, ti do la parola. Ok, grazie. Sì, buongiorno a tutti, sono Roberta Grimaldi e mi occupo di User Experience Design presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Il mio intervento diciamo, focalizzerà sulle personas, precisamente sul kit personas che trovate disponibile sul sito di Designers Italia. Facendo un passo indietro, le personas sono di fatto uno strumento sempre di service design, di questo approccio alla progettazione della relazione fra l'utente e il servizio e l'organizzazione che era quel servizio, quindi uno strumento che ci aiuta a immedesimarci in quelli che sono i nostri utenti. Di fatto le personas sono dei personaggi inventati, fittizi,
che ci raccontano quindi questa utenza, ci raccontano i tipi, i profili degli utenti tipo che interagiscono con il nostro servizio o con ciò che diciamo, stiamo progettando, quindi sia in caso si tratti di un design, di una progettazione che parte da un qualcosa di non esistente o che si occupi che si tratti di un redesign di invece un servizio già esistente. Quindi grazie alle personas possiamo capire qual è l'utente, quindi in questo senso appunto rispetto a quello che dicevamo fa il service design, riuscire a progettare adeguatamente la nostra la relazione dell'utente con il servizio. Le personas nascono, essendo appunto dei personaggi, fra virgolette, inventati, però si basano su quelli che sono i dati effettivamente raccolti nelle fasi diciamo, di ricerca, di analisi del contesto esistente, dell'esperienza d'uso del servizio, se presente, o comunque dell'esperienza rispetto al tema chiave del progetto. Quali partono dai dati raccolti da attività, quali per esempio quella che abbiamo visto con Roberta Tassi poco fa, quindi da attività quali per esempio appunto le interviste individuali o i workshop, quindi i workshop di progettazione o le osservazioni anche sul campo o, e via dicendo. Difatti, praticamente, esse, le persone nascono dalla l'analisi dei dati, diciamo, di quanto raccolto durante la ricerca permette di individuare delle ricorrenze, delle caratteristiche che si ripetono nella nostra utenza e ciò fa sì che emergano dei cosiddetti pattern di comportamento, cioè delle attitudini tipo coinvolte da più partecipanti. Proprio a partire da questi gruppi potremmo elaborare quindi poi una persona. Le personas sono di fatto, o i personas sono di fatto composti da una serie diciamo, di dati di questo utente tipo, sono dei profili utente, quindi avremo una parte relativa all'anagrafica, quindi un nome, un'immagine, una foto, un'illustrazione, un aggettivo rappresentativo molto importante perché esprime l'attitudine di quel target di utenza, di quel gruppo di utenti, un motto, una citazione magari estrapolata proprio quindi dall'intervista, dal workshop, e un riferimento agli strumenti, alle piattaforme di riferimento che nel nostro caso, essendo servizio online, sono per lo più strumenti digitali, al loro livello di competenza. Qualora poi si tratti ovviamente di servizi di altro tipo, si andranno a individuare gli strumenti e i servizi magari interessanti per il progetto e si andrà a specificare quindi qual è il livello di competenza del dato target di utenza. La seconda parte, anche quella più pregnante delle persone, è quella che riguarda diciamo, le varie aspettative e bisogni del quel target di utenza rispetto al servizio. Anzitutto avremo una parte relativa all'attività tipo della sua giornata, cioè tutto ciò che riguarda la relazione di quell'utenza rispetto insomma, al nostro servizio, rispetto anche all'argomento del progetto. A questo si collega tutta la parte invece il campo, la variabile relativa agli obiettivi e alle aspirazioni, come in qualche modo qui dobbiamo dettagliare come quel target di utenza si aspetta di avere un impatto sulla propria vita grazie all'utilizzo del nostro servizio. Se gli obiettivi e le aspirazioni sono molto più generali, abbiamo poi la parte relativa alle necessità, cioè sono i bisogni, quindi qualcosa di un'indicazione più precisa, più puntuale sui bisogni che l'utente, quel profilo utente tipo ha rispetto al servizio, rispetto diciamo, all'argomento, all'oggetto del progetto. Infine, un'ultima parte che è relativa alle difficoltà e alle frustrazioni. In questo caso dovremmo indicare praticamente quali sono i punti negativi della relazione fra l'utente e il servizio, cosa lo ostacola nel raggiungimento degli obiettivi. Proprio questa parte sarà molto importante in termini appunto di miglioramento.
Infatti, proprio le personas ci risultano utili, sono uno strumento utile sia per il team di progetto che vedremo che anche esternamente, per andare a, anzitutto, come abbiamo detto prima, a sintetizzare e a presentare i risultati delle attività di ricerca, perché fungono quasi da ponte fra le fasi di comprensione, analisi dell'esistente a quella di ideazione, e quindi ci sono utili anche poi per il progettista, il team di progetto, cioè coloro i quali si occupano della progettazione, per avere una sorta di promemoria rispetto all'utente per cui sta progettando. Uno dei rischi, infatti, della progettazione può essere quello di progettare per se stessi, assolvere a quelli che sono i propri bisogni rispetto a quel servizio. Le personas aiutano a rimanere focalizzati sui veri bisogni dell'utenza del servizio che stiamo progettando, e in questo senso effettivamente poi appunto sono utili come punto di partenza, spunto per generare idee, per fare brainstorming, e in questo senso, come dicevo all'inizio, sono anche utili, fra virgolette, per l'esterno, in termini quando facciamo un'attività di co progettazione con stakeholder o utenti, come vi ha anticipato anche già Roberta nel precedente intervento. Quindi anzitutto la cosa più importante è che le persone ci servono ad immedesimarci, ad assumere la prospettiva dell'utente reale del servizio per comprendere i suoi bisogni, per riuscire a progettare adeguatamente. Spesso, infatti, qualora ci siano diciamo, dei dubbi sul magari inserire o meno una funzionalità in un dato servizio, si risolve, diciamo, si sceglie se farlo o meno, se includere o meno la funzionalità, chiedendosi proprio rispetto alle persone sviluppate chi di questi personaggi avrebbe utilità ad avere quella funzionalità, a quale bi dei bisogni che abbiamo nelle persone quella data funzionalità assolve. Nel kit presentato che trovate nel sito di Designers, abbiamo sviluppato alcuni fogli di lavoro che scaricati possono essere, cioè che potete scaricare per lavorare eventualmente sulle personas o sui personas in gruppo o appunto durante le attività del workshop. D'altra parte è utile anche abbiamo anche nel kit delle slide di presentazione dove poter appunto inserire i dati relativi alle personas sviluppate. In questo senso vi mostro velocemente alcuni esempi di personas sviluppate per un progetto dei siti delle scuole di cui si è occupato il team digitale. In questo caso sono stati sviluppati 7 personas anche in base ai ruoli che si interfacciano con i siti della scuola, quindi avremo il dirigente, il docente, abbiamo visto il personale ATA o i genitori e infine lo studente, quindi tutte quelle tipologie di utenza che si interfacciano mediamente con un sito web. Queste personas sono state elaborate sulla base di tutta una fase di ricerca qualitativa e quantitativa che ha previsto sia delle interviste che dei workshop che delle interviste online. Guardando al volo uno dei dettagli, per esempio della persona Scarla, in questo caso vediamo come, per esempio, nei kit noi proponiamo, diciamo, uno schema base di queste variabili, dicevamo l'età, l'aggettivo rappresentativo, che poi possono essere ovviamente ogni volta dettagliate in base alle esigenze del progetto. In questo caso, per esempio, viene indicata anche l'area di provenienza di quel tipo di utenza. In questo caso vediamo come Carla già esprime, per esempio, vediamo nelle attività il fatto che mediamente lei lavora appunto nell'attività, parliamo anche un minimo della sua bio, del suo, diciamo, biografia, quindi lavora in un istituto comprensivo da 18 anni e visione pubblica dei circolari giornalieri ed altre comunicazioni. In questo senso è interessante vedere come e mediamente così deve essere, nelle persone c'è una certa coerenza. Obiettivo, infatti, e aspirazione di Carla, anche in funzione delle sue attività, è il fatto che vorrebbe un sito web davvero punto di riferimento per le famiglie. Questo obiettivo si declina, vediamo, in una necessità, cioè quella di avere una gestione efficace delle comunicazioni verso l'esterno. In questo senso, quindi,
Carla e diciamo, il profilo utente a cui il gruppo di utenti a cui si riferisce ha diciamo, questa, può avere tendenzialmente questa necessità. Proseguendo, vediamo per esempio che fra le difficoltà e le frustrazioni di Carla c'è un possibile spunto per appunto, generare nuove idee, cioè al secondo punto leggiamo la gestione della modulistica cartacea è macchinosa. Questo è proprio il paragrafo, la variabile riguardante le difficoltà e frustrazioni risulta, come avevamo detto, un punto molto interessante per possibili migliorie e per lavorare su appunto, la generazione di idee che possano andare proprio abbiano come obiettivo quello di migliorare assolutamente la relazione tra l'utente e il servizio. E quindi anche cercare di dare all'utente quello di cui ha veramente bisogno, anche se si parte da una situazione che attualmente magari è negativa. Proseguendo, vediamo come insomma, anche nel caso delle personas abbiamo alcuni riferimenti, alcuni approfondimenti metodologici troverete sulle nostre linee guida di design che ci aiutano a praticamente capire, comprendere meglio, ad avere un contesto diciamo, metodologico delle personas e quindi anche all'utilizzo dei kit, lo trovate al link sulla slide o comunque ai link che vi indicheremo poi sulla chat e come per tutti i nostri kit abbiamo anche potete trovare anche diciamo, un caso studio raccontato nel nostro blog Medium su un percorso di progettazione realizzato da noi per Accredia per il redesign del loro sito in cui è stato seguito un percorso di coprogettazione dove si sono ascoltati per tutto il percorso diciamo, i bisogni dell'utente grazie a una serie di strumenti fra cui appunto i workshop e appunto le personas. Io avrei finito questo, se ci sono domande, non so. Bene Roberta, grazie per il tuo intervento. Guarda, la domanda che è arrivata, insomma, attinente al tuo intervento, penso che già hai ampiamente risposto. Appunto, chiedevano se esistevano profili di personas preconfezionati o sono da costruire da zero, ma penso che questo, insomma, tu abbia già risposto. Per il momento non sono arrivate altre domande, se non rivolte, insomma. Ok, quindi se non arrivano altre domande direi che possiamo appunto dare concretezza poi, oltre agli esempi insomma, che già avete fatto voi, comunque dare concretezza tramite appunto la testimonianza del Comune di Firenze, che ci presenterà appunto l'utilizzo del kit. Quindi per ora ti ringrazio, poi se arrivano altre domande, insomma, magari risponderemo alla fine del webinar. E quindi chiedo, Grazie. grazie Roberta, chiedo a Gianluca Vannuccini di attivare, perfetto, già è perfetto, pronto per il suo intervento. Va bene, Gianluca, do a te la parola, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque io sono qui per raccontarvi un po' l'esperienza che abbiamo avuto a Firenze nell'utilizzo del kit, di alcuni dei kit spiegati finora, nell'ambito di un progetto. Il progetto a cui mi riferisco è il PON Metro, agenda digitale, in cui come Comune di Firenze abbiamo attività sostanzialmente su tre fronti che riguardano in prima la piattaforma dell'edilizia dell'ambiente, quindi un insieme di servizi digitali a cittadini e professionisti che vanno dal verde pubblico fino all'urbanistica, fino appunto all'edilizia e alla gestione del territorio, e poi altre due linee di attività di cui non parleremo oggi, una sullo smart tourism e una sulla semplificazione dei tributi connessa anche a Pago. Il tutto, diciamo, va nel quadro di riferimento del piano triennale, quindi a partire dai sistemi di notifica centrale diciamo, nazionali, le linee guida design d'Italia di cui si parla oggi, SPID Pago PA e gli ambiti appunto di data center regionale e dei centri servizi metropolitani a cui ci riferiamo come area metropolitana fiorentina. Nell'ambito di questo progetto, macro progetto, si innesta la piattaforma digitale Edilizia Ambiente, che è sostanzialmente un
ecosistema di applicazioni riassumibile in questo modo, ossia c'è una parte web con servizi online integrati con il SOAP regionale e con un approccio multi-ente, nativamente multi-ente, una interazione mobile con professionisti, anch'essa multi-ente, e il tutto connesso a un sistema di gestione delle pratiche integrato nativamente col SIT, quindi con la parte geografica che è, diciamo, embedded nella progettazione sin dall'inizio, e un'attività molto importante di dematerializzazione di pratiche che ovviamente andranno ad arricchire i servizi digitali offerti ai professionisti. Per quanto riguarda il front-end del PEA, che è l'oggetto in particolare dell'attività di co-design che abbiamo fatto, che stiamo portando avanti, questo front-end sostanzialmente si traduce in un'app i cui utenti sono tipicamente professionisti, quindi geometri, ingegneri, architetti, eccetera, che dialogano con la parte edilizia e urbanistica del comune e dei comuni aderenti a questo progetto, e l'idea nostra è stata quella di inserire in questo progetto innovativo delle funzionalità evolute di dialogo vocale, di notifiche push, anche embedded dentro il sistema operativo mobile. Per svolgere questa attività abbiamo aderito a Consip SPC l'84, quindi il fornitore è Almaviva, che ci sta di fatto supportando e ci ha supportato anche nella parte di sviluppo del co-design di cui parliamo stamani. Quindi queste sono le nostre idee innovative, ma chiaramente per avere una validazione e per uscire dall'autoreferenzialità che Roberta poco fa citava, ci teniamo chiaramente a parlare con gli utenti. Quindi l'obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti anche per valorizzare una rete di cui parlerò fra pochi secondi, che è appunto una rete di relazioni con i professionisti che abbiamo ormai da qualche tempo nell'ambito dell'innovazione digitale. Chiaramente linee guida, abbiamo preso a riferimento le linee guida Design d'Italia, ma anche un suggerimento importante che ci è arrivato nelle linee guida PON Metro per l'agenda digitale, in cui di fatto era suggerito e proposto l'uso del co-design in tutte le varie progettualità PON Metro. Cosa molto importante, abbiamo inserito in fase di procurement dell'attività almeno due sessioni di co-design, importante anche prevedendo l'effort per recepire gli esiti delle sessioni di co-design. In questo modo abbiamo un po' di margine per poter chiedere nell'ambito della fornitura delle revisioni della user interface, delle funzionalità, l'aggiunta di funzionalità nuove richieste dagli utenti, funzionalità che non erano chiaramente prevedibili all'inizio della progettualità, ma che vengono sviluppate a valle del processo di co-design. Ecco, la rete di professionisti di fatto è una serie di momenti di incontro che abbiamo ormai realizzato da quasi 3 anni, ormai sono, in cui abbiamo coinvolto numeri importanti di professionisti dell'area fiorentina, abbiamo fatto 3 eventi di presentazione sugli open data, 2 corsi di 4 ore ciascuno su come utilizzare i nostri open data per il loro lavoro quotidiano. Cosa molto interessante, diciamo, in questi percorsi formativi abbiamo coinvolto anche dei ragazzi in alternanza scuola-lavoro che hanno fatto da tutor assieme a noi verso i professionisti per spiegare appunto come usare gli open data. Questo è un percorso di dialogo che abbiamo fatto con i professionisti che abbiamo voluto anche portare nell'ambito del co-design della piattaforma dell'edilizia e dell'ambiente. E quindi abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere una parte di questi professionisti appunto anche nella fase di progettazione di quello che stiamo sviluppando in questa piattaforma edilizia e ambiente. Quindi l'incontro di co-design, come lo abbiamo preparato? Beh, abbiamo scaricato e analizzato disponibile al momento, si parla di maggio-giugno in questa fase, ho notato che è in continuo aggiornamento anche di nuovi, sempre nuovi contenuti, quindi noi abbiamo fatto questa fase di analisi verso maggio-giugno di preparazione del co-design. Abbiamo chiesto un supporto e ottenuto un prezioso supporto dal team per validare l'approccio. Abbiamo pensato di limitare il numero massimo di persone a 20 in modo da riuscire a rendere la cosa più facilmente gestibile. Abbiamo coinvolto diversi tipi di professionisti proponendo di venire a questo incontro specificando appunto che c'era un tetto massimo. In particolare 7 ordini sono stati invitati, ordini e collegi, e abbiamo anche invitato professionisti dell'area metropolitana, quindi non soltanto quelli del comune di Firenze, ma anche dei comuni limitrofi interessati, diciamo, al riuso e al co-design del progetto.
Per quanto riguarda i kit disponibili sulla piattaforma Designer Italia, non abbiamo ritenuto opportuno utilizzare il System Map perché a nostra percezione pensavamo fosse più utile per definire le relazioni fra i vari soggetti e nel nostro caso le relazioni sono più o meno già definite, mentre abbiamo ritenuto di utilizzare questi altri tre kit, quindi Personas, già ampiamente descritto da Roberta, User Journey e Card Sorting. In particolare il primo per capire meglio quali sono i nostri utenti, il secondo per capire meglio i loro problemi e l'ultimo per capire le funzionalità nuove attese nella piattaforma che andiamo a costruire. Quindi l'incontro si è tenuto poche settimane fa, in piena estate, quindi una giornata molto calda, con un panel di 15 professionisti, le professionalità rappresentate erano queste, quindi vedete diciamo, di varia tipologia. Gli organizzatori, quindi chi era di noi presente, eravamo chiaramente noi, sistemi informativi del Comune, l'ufficio, diciamo, il servizio edilizia e la direzione urbanistica del Comune di Firenze, presenza ovviamente fondamentale, il fornitore Almaviva e Linea Comune, che è la nostra in-house, che è diciamo, di fatto multiente, partecipata da più comuni, che di fatto garantiva che tutto ciò che emergeva dal co-design fosse in una logica multiente. L'agenda dell'incontro è sostanzialmente questa, quindi abbiamo fatto un primo questionario di conoscenza degli utenti, preliminare, una sessione di co-design appunto utilizzando i kit e poi abbiamo fatto la navigazione dei wireframe e un brainstorming finale dove abbiamo un po' ricapitolato anche i prossimi passi. Il questionario di presentazione preliminare che per motivi di tempo e di logistica abbiamo dovuto dare in quel momento, forse sarebbe stato utile averlo potuto dare diciamo, nelle settimane precedenti ma non ce l'abbiamo fatta, ma tant'è l'abbiamo dato, diciamo, abbiamo fornito e condiviso all'inizio dell'incontro, sostanzialmente era mirato a capire che tipo di utenti abbiamo e qual è il loro rapporto con l'APA in generale, quindi le priorità nel loro rapporto con l'APA erano queste, quelle principali che vi ho evidenziate in questa slide, quindi avere informazioni rapidamente, parlare con gli interlocutori e semplificare e snellire la burocrazia, quindi le classiche esigenze sacrosante lato cittadini. Mentre il loro approccio al mobile, questo era interessante, quindi capire quali tipi di servizi e contenuti volevano avere tramite un'app, e questo appunto era un argomento che ci interessava per capire un po' come dialogare con questi professionisti, e come vedete il livello di con l'utilizzo di app verso la PA o verso sistemi di pagamento, come vedete non è un granché, era piuttosto basso dai numeri degli utenti che abbiamo coinvolto. Gli utenti erano di diverse età, quindi non era una questione anagrafica, ma di fatto questo è l'output del questionario. Bene, poi abbiamo iniziato a usare i kit. Allora, per quanto riguarda il kit Personas, noi lo abbiamo utilizzato in un modo molto più basico rispetto a quello spiegato prima da Roberta, nel senso che i nostri utenti erano comunque tutti professionisti dell'ambito edilizia e ambiente e quindi di fatto non è che dovevamo capire che tipo di tipologia di utente avevamo, ma volevamo approfondire i loro obiettivi, aspirazioni, necessità e soprattutto difficoltà e frustrazioni quotidiane e generali nel loro rapporto. Quindi ho preso ad esempio una scheda compilata, quindi di fatto non abbiamo raccolto nessun tipo di dato dai professionisti, ma abbiamo utilizzato i kit scaricati dalla piattaforma Designer Italia per durante la sessione farli compilare dagli utenti e capire un po' da loro quali erano le loro difficoltà o diciamo, obiettivi quotidiani. Come vedete, ancora una volta, il tema dell'evitare tempi morti e perdite di tempo, avere diciamo, accesso rapido alla normativa sull'urbanistica è un tema molto importante che ricorrerà anche più avanti, avere un unico portale, quindi anche a livello di provincia, questo ci dà molto stimolo per appunto realizzare quello che stiamo facendo adesso insieme anche a Regione Toscana e di area metropolitana in modo da avere quanto più possibile come obiettivo una piattaforma univoca a livello territoriale più ampio possibile. E molteplicità di fonti, ancora una volta sulla normativa è molto importante questo aspetto che di fatto genera frustrazione da parte dell'utente. Per quanto riguarda invece i kit user journey, noi l'abbiamo utilizzato per andare ad analizzare le varie problematiche o esigenze durante l'iter. Quindi come vedete ci sono quattro fasi, preparazione della pratica, inizio presentazione, nel corso della pratica e fine pratica.
in ciascuna di queste fasi diciamo, l'utente, il professionista coinvolto ci ha indicato quali sono le sue necessità o criticità che lui incontra nel sistema attuale, questo è importante. Quindi preciso che in questo momento noi non abbiamo una piattaforma, diciamo, digitale uniforme e completa con tutti nell'ambito edilizio, ovviamente la stiamo realizzando in questo progetto, ma piuttosto abbiamo diversi strumenti digitali puntuali che vanno dalla PEC a un servizio online di visura stato pratiche connesso con il protocollo, fino a strumenti più innovativi, magari di visualizzazione su un mappa responsive del regolamento urbanistico, però questi sistemi non sono, diciamo, uniformi a livello, diciamo, di interfaccia utente, per cui in questo momento il professionista si trova ad avere diciamo, difficoltà anche nella, per esempio un ausilio ad avere a step la documentazione necessaria, uno schema di cosa deve fare quando deve inoltrare una pratica. Quindi sono classiche esigenze che con un form strutturato posso poi andare a risolvere. E avere in tempo reale informazioni, gestire, diciamo, avere notifiche sui vari step dell'iter della pratica, queste sono le principali esigenze che sono state evidenziate nell'ambito di questo kit, dell'uso di questo kit. Quindi andando a riepilogare i principali temi emersi, emerge sostanzialmente due esigenze contrapposte sostanzialmente. Da una parte abbiamo l'esigenza dei professionisti di voler essere sicuri che quanto stanno presentando sia aderente a tutte le norme attualmente presenti, di aver interpretato correttamente tutte le norme, quindi avere questa certezza. Dall'altra c'è l'esigenza dell'amministrazione, degli uffici che devono razionalizzare persone, personale e diciamo il tutto è contornato da un ambito quale quello dell'urbanistica e dell'edilizia che è molto complesso, sia a livello normativo sia a livello anche di processo, perché dentro la direzione ci sono tantissimi punti del processo diversi, dal personale allo sportello, le commissioni edilizie, i dirigenti interessati per le casistiche più complesse, gli istruttori delle pratiche, quindi ci sono tanti soggetti che intervengono in vari punti. Per cui l'esigenza principe che è emersa dall'incontro è quindi l'auspicio di poter avere un supporto durante la compilazione quanto più importante possibile. L'altro kit che abbiamo utilizzato è quello del card sorting. Quindi questo è proprio un tema libero, ossia un foglio bianco dove l'utente inserisce quelle che sono le funzionalità che lui vorrebbe avere dentro la piattaforma. In particolare, diciamo, ho evidenziato le schede più significative, quindi riuscire a parlare con i tecnici via chat, email, possibilità di ricevere notifiche in tempo reale, promemoria sul mio telefono delle scadenze da parte del comune, accesso rapido alle norme, diciamo, anche in modalità mobile e quindi ricevere via via notifiche sugli stati della pratica. Queste sono, diciamo, le esigenze principali emerse dall'utilizzo del card sorting. Questo è un riepilogo, come vedete è diciamo, emerso il tema di dover rirazionalizzare anche il mondo delle FAQ, dell'helpdesk di primo e secondo livello, quindi un aspetto che noi a livello IT avevamo meno percepito e che è emerso fortemente durante l'incontro del co-design, per cui l'idea è di riorientare un po' anche la parte di interfaccia cercando di massimizzare i punti do ausilio all'utente in cui lo guido anche con alberature grafiche, per esempio, proponevano della normativa. Poi altre esigenze che sono emerse riguardano, per esempio, la possibilità di avere un cartello di cantiere automatizzato e generato a runtime con tutti i dati precompilati, oppure avere QR code in cantiere che mi permettono di avere un gancio con il documento digitale dal cantiere e avere interazioni più georeferenziate con il regolamento urbanistico WebRUE, il regolamento urbanistico via web che abbiamo, che è un'altra piattaforma realizzata appunto nell'ambito PONMETRO. Dal momento che l'attività di sviluppo era piuttosto avanti, abbiamo anche diciamo, proposto ai professionisti di navigare nei wireframe, quindi hanno navigato direttamente, quindi un wireframe evoluto, anche navigabile, che rispecchia le linee guida, ma era anche possibile appunto navigarlo e qui abbiamo avuto un feedback molto positivo che ci ha dato indicativo del fatto che appunto la user interface era ben centrata.
L'ultima fase è stato un brainstorming, quindi generazione di idee libere con i professionisti. Le idee che sono emerse erano molto stimolanti, per esempio addirittura la condivisione dall'app all'idraulico, ad altri tecnici coinvolti nei lavori, dei documenti, oppure vedere lo stato pratica in un approccio visuale simile al Corriere Bartolini, oppure possibilità di chiedere misure cartacee, che in alcuni casi sono comunque. O salvare in bozza più pratiche, per esempio per la durata di un mese, anche questo è un timing che abbiamo deciso con i professionisti. Quindi, dopo l'incontro, abbiamo fatto la revisione del report con il supporto del team, abbiamo anticipato già nell'incontro ai professionisti che li rincontreremo in più sessioni e restituiremo feedback a loro nei prossimi step e ovviamente daremo anche evidenza nei documenti di progettazione dei feedback emersi dal focus group di co-design. Chiudo riepilogando un po' cosa abbiamo trovato utile nel kit. Beh, per noi è stato un po' un foglio bianco con i quadretti, ossia avere la possibilità di inserire liberamente i contenuti, ma essendo guidati appunto con delle linee guida e con un percorso già disegnato, e quindi questo ci ha facilitato. Quali sono diciamo, che cosa abbiamo imparato? Beh, da un lato, chiaramente se si parte con un approccio strutturato, come ovvio che sia, come giusto che sia, brainstorming va per conto suo, quindi in modo liquido. Quindi è importante tenere traccia di ogni bit che emerge e riportarlo nei report. Abbiamo rimosso dal kit alcuni termini strani, perché avevamo paura che imparissero un po' gli utenti, quindi gli inglesismi, termini un po' più tecnici. È importante anche tenere conto che preparare i materiali chiede del tempo, quindi va programmato un effort congruo in anticipo perché il co-design centri i temi giusti. Ricordatevi che i professionisti e i cittadini ci dedicano del tempo in quel momento ed è bene usarlo nel modo migliore possibile. Fondamentale è stata la presenza dei colleghi degli uffici tematici, quindi che via via rispondevano anche evidenziando quali sono le complessità dei processi a livello diciamo, dell'urbanistica e dei processi di questo settore. E infine è molto importante dare un timing, quindi non solo per l'agenda complessiva, ma anche sulle singole attività e tenere il ritmo, in quanto appunto il rischio di farsi prendere l'entusiasmo è molto alto, chiaramente. Ok, ho concluso. Dato concretezza a questi kit, quindi grazie mille. E diciamo che da parte appunto dei nostri utenti, la domanda un po' che è uscita fuori in un paio di domande è qual è stato, che tipo di supporto ha dato il team digitale al vostro lavoro, se è stato a distanza, se è venuto proprio, è stato presente al workshop e se vi ha, in quali fasi vi ha supportato. No, è stata un'interazione asincrona via mail o conf call e all'inizio e dopo, quindi prima nella fase preparatoria e nella fase di raccolta dei risultati. Sostanzialmente abbiamo condiviso via mail documentazione, idee, scambi di idee, noi ci tenevamo a verificare che quanto facevamo fosse in linea Benissimo, con l'interpretazione giusta appunto vedo delle nella linee guida. chat appunto che arrivano complimenti, esperienza molto interessante. E un'altra domanda, una curiosità, che tipo di strumento avete Grazie. utilizzato per il wireframe navigabile? È un tool fatto da Almaviva nell'ambito del progetto. Posso farvi mandare i dettagli. Comunque riprendeva le linee guida e diciamo, i materiali disponibili verso maggio-giugno nella piattaforma Designer Italia, più hanno Ok, messo dei chiedono codici appunto loro, se è ma proprietario open comunque posso source, andarvi più nei dettagli via mail. però online ci sono anche degli strumenti sicuramente open source anche, che si possono utilizzare. Allora, io direi che visto che ci rimane ancora siamo 20 minuti circa, poco più di 20 minuti, direi ringrazio Gianluca per la testimonianza, direi di dare la parola a Lorenzo Fabbri per l'ultimo intervento e poi magari lasciamo altro spazio per le domande alla fine. Lorenzo, eccoti, ti vedo, perfetto. Allora, a te la parola, grazie. Non ti sento? Ah, ecco, Grazie adesso sì, perfetto, a te la parola. Mimì. Grazie, buongiorno a tutti.
Beh, iniziando questo intervento vorrei ringraziare Gianluca per il suo, e perché credo che prima di tutto ci sia un elemento ovviamente di gratificazione per chi, tutto il team di Designers Italia, ha lavorato alla creazione dei kit nel vedere che professionisti lo utilizzano e con quale qualità. E quindi naturalmente c'è una soddisfazione. Poi c'è un aspetto più pragmatico. Cioè il fatto che avendo sempre più persone che utilizzano questi kit è possibile raffinarli e migliorarli. Come abbiamo visto, Gianluca ha fornito dei feedback molto concreti ed operativi che ci aiutano nei ragionamenti e ci permettono anche di cercare di raffinare e migliorare gli strumenti e perché no, costruirne in futuro degli altri qualora fossero necessari. Poi ringrazio Gianluca di aver citato la partecipazione del team al progetto. La verità è che Gianluca e il suo team sono totalmente autonomi e hanno lavorato strabene da soli, quindi noi abbiamo fatto praticamente nulla, se non giustamente confrontarci su quali potessero essere effettivamente i kit da introdurre nel processo, però siamo rimasti anzi super contenti di vedere il livello di autonomia con cui una pubblica amministrazione può integrare questi strumenti nei propri processi. E arriva un altro elemento, questo mi permette anche di rispondere a una delle domande che era arrivata in chat di Francesco Napoli, legata al tema del coinvolgimento dei fornitori e in processi di redesign. Vorrei dire due cose. Il primo, si parla sempre di design dei servizi, molto spesso in realtà il lavoro che tutti noi ci troviamo a fare è un lavoro di redesign, quindi di riprogettazione di servizi esistenti. Naturalmente il lavoro di progettazione dei servizi esistenti si confronta proprio con l'esigenza di diciamo, partire da sistemi che già esistono e costruire su questi. Rispetto a questo tema, i kit aiutano, dal mio punto di vista, a concentrarsi sulle priorità, quindi a concentrarsi sull'esigenza di identificare i punti chiave di intervento nel sistema e lavorare su quelli, cercando quindi di focalizzare gli sforzi di tutti su questi aspetti. Secondo tema di questa domanda è esattamente come coinvolgere i fornitori della pubblica amministrazione. Sappiamo che la pubblica amministrazione ha una grande attività di procurement, di servizi tecnologici e non solo, e rispetto a questa il nostro suggerimento in generale è fare esattamente come ha fatto il Comune di Firenze. Quindi, da una parte, coinvolgere il fornitore integrandolo in questo sistema. Designers Italia, per vocazione, è una piattaforma che nasce per parlare a tutti, quindi parla a tutti i professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione, non solo a chi è all'interno della pubblica amministrazione, ma anche a chi lavora per la pubblica amministrazione. E quindi l'idea è che su tutti i temi legati al design ci sia designers.italia.it come punto di riferimento di linee guida e di kit per cui qualsiasi freelance, qualsiasi società, qualsiasi professionista possa fare riferimento a quel framework per avere indicazioni e protocolli di base, perché non dobbiamo reinventare la ruota ogni volta, dobbiamo avere, diciamo, un sistema comune, un sistema che possa evolvere e migliorare sulla base delle esigenze di tutti. Poi nei capitolati, nel caso in cui si facciano delle gare, è bene sempre, è utile sempre fare riferimento a Designers Italia, alle sue linee guida e ai suoi kit, e può essere utile nel caso in cui il direttore tecnico del progetto lo ritenga utile, inserire dei riferimenti specifici a delle cose specifiche che si chiede che il fornitore faccia. Insomma, se si chiede particolare attenzione verso il tema delle interviste, è bene specificarlo all'interno dei capitolati. In generale è un mondo che tendenzialmente, come qualcuno ha scritto in chat, perché vedo, diciamo, il thread, sta iniziando, diciamo, di fornitori, freelance professionisti, sta iniziando sempre di più a mettere a disposizione questo tipo di servizio, questo tipo di approccio, e a integrarlo all'interno di un approccio di fornitura tecnologica. Ho utilizzato questa premessa un po' per ringraziare Firenze, ma anche perché credo che sia esattamente un caso di scuola di come effettivamente la pubblica amministrazione possa lavorare in modo collaborativo e ci possa essere un sistema centrale leggero che permette però alla fine di fare un po' da sponda, ma dove poi alla fine
tutta la pubblica amministrazione autonoma nel progettare in un'ottica centrata sugli utenti che tenga conto ovviamente degli stakeholder. Poi vorrei arrivare rapidamente, perché il tempo a disposizione non è molto, a illustrare due o tre strumenti che hanno a che fare con questa fase di design dei servizi, partendo dagli user journey. Quindi andrei avanti con la presentazione e vorrei mostrare questa mappa che sostanzialmente ci permette di... è uno strumento che io amo molto utilizzare nei progetti, perché è uno strumento che credo che sia interessante per inquadrare in generale un servizio, ed è sostanzialmente un strumento che serve a mappare l'interazione dell'utente con il servizio, quindi ricostruisce quello che è la mappa delle interazioni dell'utente con un servizio della pubblica amministrazione. Lo user journey, quindi il percorso dell'utente nell'ambito di un servizio, spesso abbraccia fasi che possono essere in un ambiente fisico e in un ambiente digitale, nel senso che il percorso dell'utente non necessariamente coincide con l'interazione dell'utente con un singolo sito o un singolo software, ma appunto con il servizio in generale. Con la presentazione dello user journey può essere fatta in modo collaborativo sempre. Può essere fatta in un ambito di co-design workshop, quindi all'interno di un workshop come quelli di cui parlavano Roberta e Gianluca, inserire una procedura di creazione insieme di uno user journey, oppure in forma digitale utilizzando un template. In entrambi i casi c'è uno strumento su Designers Italia che permette di essere una guida a questo esercizio. Siccome il percorso di un utente con il servizio cambia in funzione del tipo di utente che abbiamo a disposizione, bisogna generare uno user journey per ciascuno degli utenti che si occupano, che sono i profili di utente che interagiscono con il sistema. Bene, che cos'è uno user journey? Qui vedete una piccola mappa dove ci sono quattro colonne sostanzialmente, e di fatto l'idea di base, poi vedremo degli esempi pratici, è quella di ricostruire le fasi step by step della interazione dell'utente del servizio, come trova il servizio, come nasce il bisogno, come l'utente arriva a capire che cosa deve fare, come interagisce con una piattaforma online o con uno sportello, come esegue una procedura, quali problematiche emergono, quali eccezioni emergono, come raggiunge il risultato. Tutto questo viene fatto mappando spesso sia le attività dell'utente, ma anche concentrandosi su quelli che sono cosiddetti i punti di difficoltà, cioè servono, diciamo, a mettere in evidenza quelle che sono le fasi più critiche del processo e quali sono magari i punti deboli di un servizio esistente. Ci aiuta tanto a capire quali sono le nostre criticità. Ci aiuta tanto anche a capire qual è lo stato d'animo dell'utente nelle diverse fasi del progetto. Motivo per cui potete intravedere in basso delle faccine che servono un po' a ricostruire l'umore, il mood, lo stato d'animo dell'utente nelle diverse fasi. È utile perché in fasi diverse di un processo sappiamo benissimo che ci sono reazioni anche emotive da parte degli utenti diverse. Per cui è chiaro che lo stato d'animo di un utente è diverso se sta sostanzialmente ricevendo una notifica per il pagamento di una multa, se deve iscrivere suo figlio a scuola, oppure se deve guardare la cartella clinica online. Quindi è uno strumento pragmatico, molto operativo, permette di affrontare temi complessi insieme, in modo collaborativo, costruendo una mappa. E noi lo usiamo quasi sempre. Naturalmente questo tema dello user journey ha una sua approfondimento dentro le linee guida, quindi viene citato e affrontato nelle linee guida, ma soprattutto vive nei kit. È una cosa che va usata, quindi usatelo nei vostri progetti. Esperienze utili. Eccole qua. Diciamo che qui vi faccio vedere rapidamente alcuni esempi. Sono anche delle varianti. Come diceva Gianluca, giustamente questi kit sono da utilizzare, quindi si prestano anche a essere modificati sulla base delle necessità. Questo è un progetto legato ai comuni del Veneto, fatto dalla Regione Veneto, in cui in definitiva si mappava che cosa fanno i cittadini
nella fase di richiesta del certificato di residenza dello stato di famiglia. Come vedete, le fasi sono ricerca di informazioni, accesso, richiesta, ritiro, ricezione, archiviazioni. E poi vengono spiegate queste fasi. Per esempio, nella ricerca di informazioni si mette in evidenza come i cittadini facciano fatica a comprendere quando sia necessario l'originale e quando l'autocertificazione, e quindi una serie di ambiguità che sappiamo esserci legate ad alcune cose. Non posso entrare nel merito, ma penso che lo spirito sia, spero che lo spirito venga colto, che è quello di concentrarsi su quello che è il percorso che un utente fa. In alto, in questo caso, vedete una piccola mappa che rappresenta il grado di complessità di ciascuna fase. Serve a concentrarsi su quelle che sono le fasi magari più intense e cariche di interazioni. Andiamo avanti sempre rapidamente. Qui c'è una mappa simile, è lo stesso concetto utilizzata per il progetto del cosiddetto DAF, quindi progetto legato ai dati della pubblica amministrazione, in cui sono stati ricostruiti un paio di profili, quindi il ricercatore che vuole utilizzare la piattaforma per fare analisi big data. E come vedete, qui la griglia prevede una fase di scoperta del servizio, find, una fase di comprensione di che cosa serve il servizio, una fase in cui uno capisce come usarlo, quindi lo usa, e poi come, dopo averlo utilizzato, continua a interagire con la piattaforma. E ci sono i diversi cosiddetti touch point, cioè i punti di contatto. Per esempio, in basso a sinistra vedete che ovviamente una priorità era legata alla SEO, quindi a come di fatto un utente che cerchi su Google questo servizio lo possa effettivamente trovare. Oppure in basso a destra vedete il suggerimento di utilizzare una newsletter per costruire una community. Cose anche molto semplici e operative. Questa mappa permette però di metterle insieme e di avere una fotografia di quello che dobbiamo fare. Stessa cosa per un funzionario della pubblica amministrazione che deve usare la piattaforma. Vado avanti. Nel caso della scuola è interessante perché il criterio, abbiamo fatto un progetto per ricostruire un modello di siti della scuola. Qui il criterio è stato un po' quello di dividere per fasi. Sapete che l'anno scolastico è tradizionalmente diviso in fasi, no? Per cui ci sono ovviamente situazioni, attività molto diverse nella fase iniziale dell'anno, nella fase finale, quando ci sono gli scrutini, le pagelle, i voti. E così via, e quindi ogni colonna rappresenta un po' una stagione, no? Quindi l'autunno quando si ricomincia, anzi la preparazione dell'anno si inizia all'estate perché gli insegnanti iniziano ad avviare tutta una serie di attività, poi c'è l'inizio dell'anno, quindi periodo di settembre e ottobre nella seconda colonna, poi c'è il cuore, diciamo, dell'anno scolastico in cui ovviamente si svolge tutta la didattica, poi si arriva alla fine dell'anno in cui si tirano le somme e così via. In queste diverse fasi, ovviamente l'interazione con il servizio da parte delle famiglie, del personale scolastico, degli studenti è diverso, quindi per ognuno di questi profili viene creato un giorno. In questo caso vedete quello di Marco, lo studente. E così via. Qui vedete di nuovo degli user journey cartacei compilati durante un workshop. In questo caso si tratta di un progetto open source del Dipartimento di Fisica della Bicocca che ha utilizzato questo stesso framework. E diciamo che è uno strumento, dal mio punto di vista, quasi imprescindibile quando devi progettare un servizio. Poi, invece, rapidamente, perché oggi non avremo tempo per entrare in questa fase, piano piano bisogna porsi il tema di dire come faccio a passare dalla fase di progettazione generale del servizio a una fase un po' più operativa in cui magari costruisco, come diceva qualcuno prima, un'applicazione, un applicativo che lo esprime. Ecco, ci sono un paio di strumenti che ci permettono di andare un po' più nel concreto, meglio nel dettaglio, quindi sono degli approcci un po' più analitici. Lo user journey è una mappatura dall'alto, gli scenari d'uso e poi le user stories in particolare ci permettono di avere un approccio più analitico, quindi incominciare a spacchettare il nostro servizio in caratteristiche, in micro storie, no? Che ci permettono poi alla fine anche di incominciare ad organizzare il lavoro di realizzazione o di modifica. Quindi siamo in questo kit che oggi vi presento in modo sintetico, che stiamo rilasciando, quindi rilasceremo in questo mese di settembre. E questo kit conterrà due cose che abbiamo già pronte, sono in fase di revisione, quindi diciamo sarà questione di pochi giorni o poche settimane. User scenarios, quindi scenari d'uso del servizio, e
User Stories. Allora, ecco, come vedete in questa mappa molto semplice, User Journey, li abbiamo visti poco fa, ci portano, diciamo, alla costruzione di storie, quindi un dettaglio un po' più ricco di quella che sono le attività del sistema e, diciamo, le risposte ai bisogni dell'utente, e poi al wireframing, quindi all'inizio della prototipazione vera e propria. È un ponte che ci permette però di avere una mappa, no, di quelli che sono i requisiti del sistema, che poi naturalmente possono aiutare tutto il team di sviluppo a incominciare a sviluppare il sistema. Quindi in questo kit ci saranno un foglio di lavoro per definire gli user scenarios, quindi gli scenari, e un foglio di lavoro per le user stories. Ecco, due note. Le user stories e gestione del progetto, come dicevo prima, poco fa, sono uno strumento che è molto conosciuto in ambito sviluppo. È figlio della metodologia Agile ed è un tipico strumento in uso nei team di sviluppo tecnologico, sviluppo software. E quindi è incorporato in questo framework perché ci permette di dire che dal design come si può passare a una fase di sviluppo attraverso le user stories. E la seconda cosa è il rapporto tra le user stories e gli scenari. Non sempre sono sviluppati entrambi, si può fare una scelta se procedere con uno o con l'altro. Qui, diciamo, vediamo quali sono le attività legate a uno scenario, però non entreremo nel merito, ma solo per dirvi che uno scenario è un grande affresco, in definitiva, di un'attività che deve fare, specifica che deve fare un utente. Ve ne vediamo una. Per esempio, in questo caso, uno scenario d'uso può essere la creazione e la pubblicazione di una circolare. Quindi, questa storia è una storia organizzata in 5 step, come vedete, che prevede un dirigente scolastico che convoca un consiglio d'istituto, crea la circolare per farlo, inserisce una serie di informazioni, salva una bozza di lavoro e utilizza Speed per firmarla e poi richiede una conferma di presa visione. Questo è il percorso che viene descritto in modo analitico. È chiaro che con queste informazioni in mano diventa molto più chiaro per gli sviluppatori capire che cosa devono fare. Naturalmente gli sviluppatori partecipano con un team multidisciplinare, alla creazione di questi scenari. Come abbiamo scritto dentro le linee guida di service design, una cosa fondamentale da capire, e che Gianluca secondo me ha descritto in modo eccezionale, è che queste metodologie vanno utilizzate dentro team multidisciplinari. Devono starci dentro designer, devono starci dentro sviluppatori, devono starci dentro funzionari della pubblica amministrazione, stakeholder, no? Perché cioè la progettazione del sistema è una responsabilità collettiva di tutti. E poi ci devono essere delle persone che svolgono magari un ruolo di moderazione e coordinamento di questi strumenti. Però è bene che partecipano tutti. Bene, queste invece sono le user stories. È uno strumento molto più conosciuto. Essenzialmente le user stories sono delle piccole storie, quindi sono molto più analitiche. Quindi spesso gli scenari sono la somma di molte user stories. E funzionano con la logica per cui io come personas vorrei funzione per bisogno. Quindi, in definitiva, sono delle piccole attività, delle piccole narrazioni, qui ne vedete alcune. E io come professore o ricercatore universitario vorrei raccontare l'esperienza di Designer Italia sul tema dei servizi digitali in modo da coinvolgere i miei studenti. Questo, per esempio, è un esempio di user stories che noi abbiamo scritto quando abbiamo progettato proprio Designers Italia. Una cosa carina è utilizzare delle Kanban board come Trello, che ci permettono non solo di scrivere le user stories, ma anche di classificarle in user stories da realizzare, user stories in corso di realizzazione, realizzate e così via, in modo che da poter passare in modo quasi naturale dalla parte di progettazione alla parte di sviluppo del sistema. Poter assegnare ovviamente ciascuna di queste stories a una o due persone e inserire anche delle piccole scadenze in modo che poi progressivamente si possano sviluppare le varie cose. Naturalmente, come vi dicevo, non solo stiamo progettando un nuovo kit legato a questa cosa qua, ma anche un capitolo delle linee guida. Quindi avremo anche un capitolo delle linee guida a supporto di queste cose che oggi vi ho anticipato, introdotto. E esistono anche degli esempi pratici
su cui pubblicheremo nelle prossime settimane documentazione su Designers Italia. Seguiteci quindi per approfondimenti su questo tema su Designers Italia. Abbiamo una newsletter, quindi potete seguire la nostra newsletter, vi iscrivete a partire dalla homepage e di fatto lì vi daremo gli aggiornamenti mano a mano che usciranno nuovi materiali. E il mio tempo è scaduto e passo quindi volentieri la parola per vedere se c'è forse una qualche domanda a Sì, Michela. Lorenzo, grazie per il tuo intervento. Diciamo, un po' ho chiuso il cerchio di questi vari interventi che si sono susseguiti oggi, quindi molto interessante. Domande non ce ne sono molte al momento. Diciamo, un po' la riflessione è quella intorno al, diciamo, ai contratti con le società, no? Visto che questi progetti spesso diciamo, si delineano in corsa, diciamo, come poi far sì che le società che magari hanno un appalto poi possano adattarsi a questo, diciamo, scenario che prende forma, no? Nel tempo. Un po' è uscita, diciamo, questa criticità. E quindi anche, insomma, sì. Sì, io prima ho detto in modo veramente sintetico, purtroppo il tempo a disposizione oggi, diciamo, il materiale era tanto, quindi magari poi avremo anche occasione di fare degli approfondimenti specifici su questo aspetto del procurement più avanti. Però essenzialmente il tema è che c'è molto materiale dentro le linee guida e dentro i kit, che consente di fatto di dare indicazioni precise ai fornitori su che cosa devono fare. Quindi, nel caso dei capitolati di gara o delle convenzioni o di altri strumenti di procurement, si tratta di inserire riferimento alle linee guida di Designers Italia, ai kit di Designers Italia, e decidendo poi di approfondire che cosa si vuole approfondire, nel senso che è difficile dare una risposta generale per tutti i casi di procurement. Ci sono delle situazioni in cui è sufficiente dire che il sistema dovrà essere progettato secondo le linee guida Designers Italia. In molti casi io suggerisco che se si vuole richiedere di fatto che nel progetto ci sia una fase di ricerca di co-design ben fatta, si vada a fare riferimento specifico a queste fasi. Se si richiede che ci sia una fase di service design ben strutturata, quindi rispettosa dei bisogni degli stakeholders e soprattutto dei bisogni degli utenti, vada scritto nei capitolati mettendo riferimenti ai diversi capitoli di Designers Italia e ai kit. Noi l'abbiamo fatto, per esempio, nel caso di questo progetto per le scuole italiane, i cui risultati stanno uscendo proprio in queste settimane. E abbiamo fatto un'attività di procurement, abbiamo costruito sostanzialmente un capitolato di gara che faceva riferimento analitico nelle diverse fasi, alle diverse fasi del processo e agli strumenti e alle risorse di Designers Italia, in modo che, diciamo, i fornitori che sono stati selezionati per questa gara sapevano perfettamente quali erano gli strumenti da utilizzare, le attività da mettere in cantiere e il tipo di professionalità, che poi alla fine è la cosa più importante, da mettere a disposizione del progetto, perché ovviamente se devi fare questo tipo di attività devi avere anche persone con skill e competenze adeguate a supportare questo approccio. Benissimo, grazie Lorenzo. Sì, speriamo appunto che passi poi appunto diciamo l'importanza di avere competenze diverse rispetto a un progetto, non solo tecnologiche, ma anche proprio di chi gestisce, di quelli che sono gli attori esterni, di quello che è l'utente finale. Quindi, insomma, questi kit sicuramente aiutano, insomma, a ampliare la propria visione, insomma, nella progettazione dei servizi. E appunto, vediamo, vedo in chat che ci sono comunque grandi apprezzamenti rispetto a questo lavoro che è stato fatto e al webinar di oggi in particolare. Insomma, molti chiedono anche di approfondire anche magari attraverso percorsi più strutturati, insomma, di formazione, che comunque, insomma, andranno a approfondire i materiali che avete messo a disposizione sulle piattaforme di Designers Italia. Quindi io direi a questo punto, appunto, chiedo ai vari relatori se vogliono attivare la propria webcam per un ultimo magari commento, semplicemente per i saluti. Io vi ringrazio.
Vi comunico che nelle prossime settimane organizzeremo altri webinar e che i materiali di oggi sono già disponibili sulla pagina di eventi PA e la registrazione verrà pubblicata nel pomeriggio. Do la parola a Roberta Grimaldi e Roberta Tassi se vogliono salutare, a Gianluca se vuole concludere o dire qualcosa. Ok, grazie Michela e grazie a tutti, è stato molto interessante anche leggere i vostri feedback in questo senso, grazie. Gianluca, vuoi dire qualcosa? E se avete necessità di approfondimenti o magari per andare più a fondo sulla questione del procurement, delle stime per il co-design, possiamo sentirci via mail. Roberta Tassi? Roberta, Aspetta, il hai microfono il si è microfono disattivato staccato. forse. Intanto mi prendo la Eccomi, parola io solo per salutarvi e ringraziarvi. Ah, prego Roberta. anche io mi unisco ai ringraziamenti, è stato utile vedere i feedback e ci ha fatto riflettere anche sull'eventualità di provare a raccogliere maggiormente sia feedback sui materiali che abbiamo messo a disposizione che esperienze come quella di Gianluca per metterle a disposizione di tutti. Grazie a tutti, abbiamo un forum che è forum.italia.it dove si discute di piano triennale e di servizi della pubblica amministrazione. Spero che lo useremo tutti molto di più per avviare queste discussioni, approfondire, costruire anche un po' di base di conoscenza, perché questo serve tanto. La pubblica amministrazione è molto grande e quindi per diffondere queste informazioni serve partecipare in ambienti aperti. Grazie a tutti. Grazie a tutti ancora e grazie mille per la vostra professionalità e per il lavoro che avete fatto e messo a disposizione. E ci dico ai nostri partecipanti di appunto controllare su eventi PA i prossimi eventi e comunque verranno avvisati tramite la nostra newsletter. Grazie e buona giornata a tutti.